scansioniamo la TV, Riviera Rossi per la Viva il Calcio di Morris Carrozzieri con R, Morris. Morris Carrozzieri, 38 anni, una carriera in molte squadre, anche in Serie A, 5 gol con l'Atalanta e tanto altro. E come mai hai deciso improvvisamente di lasciare il mondo del calcio anche come dirigente e organizzatore? Ma diciamo che è stata una scelta, perché dopo aver fatto delle esperienze a Mantova, Ancona, Giulianova, diciamo che non è più il calcio di una volta, non è più il calcio giocato dove c'erano veramente tanti campioni, nulla da togliere ai ragazzi di adesso, però c'erano veramente i campioni, da Bobovieri, Ronaldo, Ronaldinho, Sevicenko, Pato, Kakà, Ibrahimovic, Eto, Milito, quindi non so più quando citarli. Però ecco, diciamo che il calcio anche a livello di Lega Pro, così avendo fatto le ultime esperienze, non è più il calcio che mi riguarda, quindi ho avuto l'opportunità di investire a livello dei locali qui a San Benedetto. Sono molto contento, orgoglioso, ringrazio la città di San Benedetto di avermi dato questa possibilità a partire. Ecco, investire come, con chi e in quali iniziative? Investire nel mondo del settore della ristorazione, con abbiamo aperto un locale di Rigatoni, poi insieme al mio cognato Antonio Esposito, mia sorella Emanuela, quindi abbiamo fatto degli investimenti sia a livello di locali e sia a livello anche di abbigliamento. Senti, oggi io vorrei tornare nel calcio. Oggi è il 23 settembre, la Samp nel tardo pomeriggio giocherà col Teramo. Tu a Teramo hai giocato vari campionati e hai anche segnato 5 reti. Come pensi che possa andare questa partita, se sei aggiornato sulle due società e sulle due squadre? Ah, diciamo che sono aggiornato. Per quanto riguarda il mio passato a Teramo, abbiamo fatto un anno e mezzo, vinto un campionato di C2, poi siamo andati in Lega Pro e abbiamo perso la semifinale dei playoff per la B. Sono dei grandi anni dove con me ha disputato un grande campionato Simone Pepe, Morris Molinari, Simone Motta, Mattia Biso, quindi Terlizzi, Mirtai, giocatori che poi hanno calcato campi di Serie A e Serie B. Per quanto riguarda la partita di oggi, spero che la Samp faccia un buon risultato, me lo auguro sia per la città, per i tifosi, ma anche per la società, perché stanno veramente facendo delle belle cose. Ecco, il presidente Fedeli ha preso la società dall'eccellenza, l'ha portata in Lega Pro, l'anno scorso ha perso la finale per la B, speriamo che quest'anno possa riproporre il campionato dell'anno scorso e magari con quel pizzico di fortuna andare in Serie B. Bene, e vediamo, davanti a noi c'è il direttore di Riviera Oggi, Nazareno Perotti, che sta scalpitando per farti qualche domanda. Vieni, Nazareno, approfitta della presenza e dell'evento organizzato da Morris per fargli qualche domanda. Prego, Nazareno. Intanto vorrei chiederle, Rigatoni, come va questo nuovo ristorante? A me mi pare che vada bene il nuovo ristorante che ha aperto lì davanti alla fontana di San Benedetto. Sì, va molto bene, siamo molto contenti. Colgo anche l'occasione per dire che abbiamo preso un altro
locale che si trova lì di fronte, quindi l'ex Bar Moretti, Bar Glacial, quindi da gennaio diventerà di nostra proprietà, di me e di mio cognato. Però ecco, dico che la piazza di San Benedetto sono molto contento perché ha risposto bene, nonostante io venivo da fuori, cioè vengo da Giulianova, quindi, però ho tantissimi amici qui e sono molto contento. Infatti l'evento di oggi non per caso l'ho fatto con degli amici, a partire da Giurò, il proprietario della Quasetta, al figlio Bobo, a Daniele Panì che c'ha il locale a Civitanova, il Dolce Co, ed anche da un nostro amico Mauro che è Maretto, che ha aperto uno stabilimento, il Calamaretto di Civitanova. Tornando al calcio, io sono un acceso tifoso interista. Siamo in due. Siamo in due, cioè, che ricordi di quella partita quando hai affrontato l'Inter? Stato un po' condizionato? Ma no, pensa che io l'esordio in Serie A l'ho fatto a San Siro contro l'Inter, quindi da un tifoso interista giocare a San Siro contro l'Inter, l'esordio in Serie A penso che sia il massimo. Sia il sogno di tutti i bambini, perché io da piccolino tifavo l'Inter, quindi... Niente, dell'Inter ho un ricordo che purtroppo ho perso una finale di Coppa Italia a Roma contro Palermo-Inter, quindi... Però ecco, niente, va bene così. Oggi mi dedico a questo mio evento insieme agli amici, come ho ripetuto prima, e quindi ringrazio tutti i presenti, ringrazio voi che siete venuti e speriamo che ci divertiamo. Questo nuovo prodotto che ha sulla maglia, che può dire? Ma questo è un Jim Morris, iniziato l'anno scorso per gioco, però penso che vada bene, ci ha portato fortuna, quindi dato che a me piace molto il gin ho voluto fare questa cosa. Grazie e complimenti Morris. Grazie a voi.